Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo video per Dentro l'Opera. Oggi vi voglio portare in un luogo davvero speciale. Si tratta dello Studiolo di Pietro Accorsi. Lo Studiolo è quel luogo più appartato, privato, dove il padrone di casa può dedicarsi ai propri interessi culturali. Ed è proprio qui, in questa stanza, che Accorsi accoglieva i suoi clienti, tra i quali vi erano molti protagonisti della storia del Novecento. Quello che si nota immediatamente è che è un ambiente piccolo, raccolto. Lo Studiolo altro non è che una stube di fine Seicento, in legno di pino cembro. La stube è quel soggiorno tipico di alcune zone alpine, quali in Italia l'Alto Adige, il Bellunese e la Valtellina, da dove arriva proprio questo. Ed è l'unico locale riscaldato della casa tramite una stufa. Tra l'altro la parola stufa deriva proprio da stube. Lo Studiolo venne collocato qui probabilmente negli anni 50 del Novecento. Nel 1956, tra l'altro, l'acquisto da parte di Pietro Accorsi proprio dell'intero palazzo. E, osservandolo bene, si tratta comunque dell'unico ambiente a essere rimasto pressoché immutato dopo la morte di Pietro Accorsi. E sembra quasi che il tempo si sia proprio del tutto fermato. Qua vediamo la sua scrivania, sopra la quale abbiamo collocato alcune carte provenienti dal nostro archivio storico. Inoltre c'è ancora poi l'agenda con il portagenda che gli era stato dato alla mostra Mercato Internazionale d'Antiquariato di Firenze del 1961. E quando Pietro Accorsi si sedeva alla sua scrivania, alle sue spalle, oggi come allora ci sono i suoi calendari, i calendari a libro che vennero principalmente donati da alcuni collezionisti milanesi, a testimonianza di come il gusto Accorsi non si limitasse solo a Torino, ma veniva apprezzato anche a Milano. Tra questi spiccano i calendari inviati da Aldo Crespi e la moglie Giuseppina Fossati Bellani, e da Remo Invernizzi e consorte, con in copertina gli interni ed esterni delle loro principali abitazioni. Vi è anche il ritratto fotografico di Umberto II di Savoia, recante la sua firma autografa con dedica. La profonda amicizia e sodalizio che legava il re di Maggio, Umberto II e Pietro Accorsi è documentata e testimoniata da numerosi aneddoti e anche oggetti che ci sono rimasti, come ad esempio la splendida tabacchiera in oro regalatagli da Umberto o l'invito al matrimonio con Maria José, e che continuò anche dopo l'esilio del re di Maggio, come viene documentato dai numerosi biglietti d'auguri e dai vari viaggi a Cascais che Accorsi intraprese. E poi c'è il suo telefono, al quale Pietro Accorsi rispondeva personalmente, faceva anche affari via telefono. Lo sappiamo perché abbiamo ritrovato recentemente proprio una registrazione, una telefonata tra Pietro Accorsi e un acquirente per l'acquisto di un paio di applique. E oggi per la prima volta ritorniamo a sentire la voce di Pietro Accorsi. Vorrei 2-2. No. 2-2-50, 2-2 per lei. No, 2-2 di più no. Sa, guardi, è un po' che non facciamo affari. Per comprare qualche cosa da lei, sono d'accordo, sì. E allora le do 1.400.000 di differenza. Va bene? Giusto? Sì. Allora sono d'accordo, 1.400.000, va bene? Eh sì, 1.400.000, d'accordo. Va bene, grazie. Grazie, buongiorno. Era davvero strategico per Accorsi, perché attraverso questa porta finestra poteva affacciarsi direttamente sul cortile. Ed è proprio da qui, secondo le testimonianze, che Accorsi valutava già le opere che arrivavano e che, se erano ovviamente di suo gradimento, prendevano la via dello scalone per andare nella sua galleria.
Che Accorsi avesse un fiuto incredibile per le opere d'arte, beh, questa è una cosa risaputa. Del resto era lui stesso che ne parlava, come ad esempio nell'intervista lasciata al critico d'arte Luigi Carluccio nel 1970, o il bellissimo articolo di Remo Lugli, scritto nel 1981, per i 90 anni proprio di Pietro Accorsi, è uscito sulla stampa di Torino. Lui stesso, appunto, riporta come non sapesse come riusciva a distinguere un'opera falsa da un'opera autentica. Certamente, oltre alla sua grande esperienza, forse c'era anche della psicologia. Prima di ricevere i suoi clienti, Pietro Accorsi li lasciava attendere all'interno della sua galleria. E pensate che lui, proprio da qua, dalla Boiserie, poteva scrutarli attraverso un foro che ancora oggi è presente. Attraverso questo buco Pietro Accorsi poteva osservarli, poteva magari sentire i loro discorsi. Sarà questo il segreto di Pietro Accorsi? Beh, non lo sappiamo. Certamente non si faceva scappare nessun affare. Accorsi si occupò della sua galleria fino al 1982, all'anno della sua morte, anche se formalmente la galleria era passata a Giulio Metto a partire dal 1978 e con essa ovviamente anche tutti gli oggetti contenuti, compreso proprio questo studiolo. Nella seconda metà degli anni Ottanta, a seguito della ristrutturazione del palazzo, dell'adeguamento impiantistico avvenuto proprio in vista dell'apertura del museo, questo ambiente rimane di fatto sigillato e rinchiuso all'interno del cantiere, tant'è che non si sa il reale stato di conservazione durante quegli anni. Si pensa addirittura di smontarlo e di ricollocarlo in un altro ambiente, in un'altra sala all'interno del percorso museale. Questo per poter agevolare il cantiere che in quegli anni andava appunto avanti. I problemi del cantiere vennero trovate delle soluzioni, la boiserie venne restaurata, i libri, i calendari vennero ricollocati e lo studiolo entrerà così a far parte del percorso museale inaugurato poi nel 1999. Con questo vi salutiamo, speriamo davvero di vederci presto all'interno delle nostre sale e arrivederci al nuovo video di Dentro l'Opera.